Miracolo in autostrada, ventenne salva. L'auto distrutta, traumi abbastanza seri ma per fortuna non preoccupanti. E un tremendo spavento è il bilancio del pauroso incidente avvenuto verso le 9.30 di oggi lungo l'autostrada A13 nel territorio comunale di Villa Marzana, direzione Bologna. Un incidente che ha avuto anche pesanti conseguenze sul traffico, poi per fortuna risoltesi abbastanza celermente grazie all'immediato intervento dei soccorsi, vigili del fuoco su M118 e personale della polizia stradale. La 23enne di Padova soccorsa in ospedale. Botte e stupro in casa, in fuga lo arrestano. Condannato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali dolose nei confronti della moglie, un uomo aveva pensato di sottrarsi all'esecuzione della pena fuggendo in patria in Albania. Non è bastato questo per sfuggire alle indagini dei carabinieri di Rovigo e alla magistratura italiana. L'uomo infatti è stato arrestato e riportato in Italia per scontare la condanna a seguito dell'importante attività svolta. Leggero calo delle imprese, ma l'economia tiene. La Camera di Commercio di Venezia e Rovigo ha illustrato i dati delle imprese del territorio. A Rovigo sono in ripresa export e turismo. I settori in calo invece sono agricoltura e commercio. Il presidente Massimo Zanon ha introdotto il nuovo segretario generale, Emanuela Fattorel. Cavarzere e Cona, fusione che vale 20 milioni di euro, 2 milioni e 700 mila euro di trasferimenti statali e regionali all'anno per 10 anni. È il lato più venale, se vogliamo, per Cavarzere e Cona se il progetto di fusione andasse in porto. Soldi che si potrebbero tradurre in servizi e sgravi per i cittadini, in investimenti infrastrutturali e riduzione dell'esposizione dei comuni con le banche, tanto per citare alcuni benefici. Lo studio di fattibilità è stato presentato al Teatro Serafina di Cavarzere, grande affluenza e interesse da parte della cittadinanza. Liliana Segre, cittadina di Villadose. Liliana Segre, nuova cittadina onoraria del comune di Villadose. Il consiglio comunale di Villadose, riunito in seduta straordinaria nel pomeriggio di ieri, ha conferito il prestigioso riconoscimento alla 93enne milanese, attuale senatrice a vita e superstite dell'Olocausto, di cui è diventata uno dei simboli e delle voci più autorevoli nel panorama nazionale. Segre fu deportata dal celebre binario 21 della stazione centrale di Milano Centrale ad Auschwitz-Birkenau.